Oggi vedremo come fare delle semplici mappe con Google Disegni. Sigla! Ma dove troviamo Google Disegni? Se voi andate a cercarlo qui, difficilmente lo troverete, ma partiamo, indovinate un po', da, esatto, Google Drive. Quindi mi creo una bellissima cartella che chiamerò le mappe. Crea. La coloriamo subito di rosso come Google Disegni e poi andiamo su Nuovo, altro, disegni di Google. Si può dire anche Google Draw, che fa tanto figo, però io dico Google Disegni. Quindi mappa 1. Invece in realtà ognuno di voi sceglierà il titolo adatto. Anzi, diamo un titolo, vediamo un po'. Dai, facciamo una cosa, un evergreen, il ciclo dell'acqua. Bene, perché devo dare sempre un titolo ai miei file? Proprio per fare in modo di trovarli all'interno del Drive, ma perché Google Disegni si collega con Google Documenti, Google Presentazioni e tutto ciò che è all'interno del mio Drive. Quindi cosa faccio? Vedete questo sfondo? È uno sfondo trasparente, quindi in questo modo la mia mappa sarà trasparente, quindi se io vorrò inserirla all'interno di un foglio o di Google Documenti o di Google Presentazioni su una diapositiva colorato il foglio, colorata la diapositiva, potrò mettere la mia mappa in trasparente, diciamo, no? E quindi lasciamolo trasparente. Se invece volete creare un disegno con uno sfondo, potete anche inserire uno sfondo. Partiamo dalle forme, quindi io posso creare una forma, facciamola un rettangolo per esempio. Questo rettangolo lo posso spostare dove voglio e ho le linee rosse che mi indicano il centro. Io poi tolgo il contorno perché non mi piace e volendo questa forma si può modificare, per esempio tondando gli angoli, come in questo caso che mi piace un po' di più. Se io creo una forma di questo modo e voglio farla diventare un rettangolo, posso agire anche dopo averla creata. Quindi togliamo un attimo questo. Direi che in questo caso il colore potrebbe andare bene, se no, se voglio fare un colore più forte, posso usare questo. Poi creo una casella di testo e posso cambiare anche il font. A me piace tanto il Conforta, però a livello proprio di leggibilità è meglio questo, il Verdana. Facciamo un bel 22-23 e scriviamo il ciclo dell'acqua. Come vedete non è che stia proprio bene di questo colore il testo, quindi lo evidenzio e lo vado a mettere magari un grigio chiaro. Poi posso metterlo centrato anche rispetto alla casella di testo che, tadan, vedete la croce rossa? Ecco, la croce rossa ci vuole con me. Vado a centrarlo all'interno del rettangolo. A questo punto con la freccia, vedete, io posso evidenziare tutto e posso spostarmelo dove voglio, testo e rettangolo. Soddisfatti? Abbastanza. Adesso vi faccio vedere un altro modo, per esempio io posso creare, facciamolo così perché a me piace così, ok, tolgo di nuovo il contorno e in questo caso posso anche cambiare e farlo un azzurro un po' più chiaro e facciamo conto che io abbia bisogno di 4 o 5 di questi rettangoli. Quindi copio, tasto CTRL C oppure COMMAND C, CTRL V oppure COMMAND V e ne posso duplicare quanti ne voglio. Poi facciamo conto che lo voglio fare, essendo un ciclo, lo voglio rendere un po' cicloso. Quindi adesso ne ho fatti troppi, ma va bene. Facciamo una cosa del genere, vabbè, poi voi lo fate meglio, bravi.
questo lo mettiamo un po' più su, questo lo mettiamo un po' più in qua. Poi cosa devo metterci? Esatto, le frecce. Quindi posso scegliere o da qui tutte queste questi tipi di freccia, oppure sempre da forme, io a me piace questo, e scelgo per esempio, proviamo questa, se vediamo un po' cosa combino, Allora la creo, tolgo lo sfondo, la faccio così, e poi da questo puntino vedete che si è formata, ok, posso anche andare a allungarla, aiuto, allora ubbidisci, ingrandirla anche, ok? E questa è la mia prima freccia. Facciamo conto che io voglia fare come ho fatto prima, quindi copia e incolla, e poi andrò a modificare ovviamente a seconda, no, delle, per esempio qua potrei farla un pochino più corta, però mi si dimagrisce anche, non so, così direi, e quindi ne vado a prendere un'altra, e così via, e così via, e così via. Vedete, in questo modo posso anche andare a allungarla un po' così, dai, carino, no? E poi cosa faccio? Ovviamente questo non mi piace, scusate se sono noiosa, ma io sono noiosa, vado a mettere il testo. Vabbè, mi sono andata a, come si dice in Liguria, impelagare facendo il ciclo dell'acqua, ma va bene. Se avessi fatto la mappa con le frecce belle dritte non sarebbe successo niente, ma non importa. Questo strumento è utile per il docente, ma soprattutto per lo studente, quindi noi dobbiamo insegnare ai nostri studenti a farsi le mappe, perché le mappe fatte come se le fanno loro non gliele può fare proprio nessuno. Quindi evaporazione, ne faccio solo una giusto per, lo vado a ingrandire, lo metto di nuovo come piace a me, e poi anche qui direi che possiamo provare, no, non mi piace così, lo facciamo magari blu, e possiamo allargare la casella di testo, che andiamo a centrare se ci piace questo discorso della centratura del quadrato, del rettangolo, uffa. E così via. Se voglio posso anche inserire un'immagine, quindi io vado qui, cerco nel web sole, magari mettiamo png, vediamo un pochino cosa esce, a me piace questo, vediamo un po' se è come promette, trasparente, mi piace. Lo facciamo un po' più piccolino e lo mettiamo qui. Ovviamente questo è un giallo un po' chiaro, bisogna vedere poi come rende. E poi cosa faccio? Vado a fare il mio documento. Questo lo può fare, io adesso parlo da docente ovviamente, però è una cosa da fare da lato studente. Quindi il ciclo dell'acqua, oh mamma, ok, ormai avevo lasciato tutto maiuscolo, lasciamo il maiuscolo, e poi qua darò per esempio, no, vado su titolo, guardate che bello, metto, a me piace conforto, abbiate pazienza, lo mettiamo a 20 e facciamo che il titolo, come facciamo a scuola, un po' rosso, quindi vado qui e metto aggiorna titolo perché corrisponda, poi se voglio lo posso mettere anche al centro, il ciclo dell'acqua, uffa de, e vabbè l'ho lasciato, lasciamolo maiuscolo. E poi voglio inserire qua, anche volendo col testo normale potrei portarmelo con forza almeno 13, e vado aggiorna testo come testo normale, così giusto per, inserisci disegno da drive, ovviamente c'è solo questo in questo account, seleziona. Ho fatto troppi click, ok, seleziona. Qua mi dice, mi dà due opzioni, o collega all'origine, consigliato, nel senso che se voi cambiate il disegno all'origine cambia anche sul documento, oppure inserisci senza link se volete inserire questa mappa e senza possibilità di modifica.
io lascio collega. Guardate che bello. Vabbè, il sole non si vede un granché, magari era meglio scegliere quello un po' più colorato, un po' più arancione, però io ho il mio disegno. Vado di qua, cambio sole, ho deciso che non mi piace, inserisci immagine, cerca nel web, eccoli qua i miei soli, però anche questo non è male, eh. Allora togliamo qua, se no ne inserisce due, se voi cliccate due volte. Oh dai, su, un po' in palette. Mettiamo qua l'evaporazione, guardate cosa succede, eh? E voi dite, no, non è cambiato, un attimo, aggiorna. Ok, non è cambiato di nuovo. Perché non è cambiato? Aggiorniamolo anche di qua. Aggiorniamolo anche di qua. Aggiorniamolo di qua. Ok. Ok, vi piace come idea? A me tanto. Quindi poi di seguito a questo, che rimane come un'immagine, come se avessi inserito un'immagine, vedete c'è il link, e qui abbiamo, possiamo scollegarlo, possiamo aprire direttamente l'origine, quindi mi apre il Google Disegni e niente, dovete provate a usare Google Disegni. Che cosa può essere, perché cosa altro può essere utile? Ve lo dico alla prossima puntata, però provate a sperimentare intanto per fare le mappe. Google Disegni. Ok. Grazie per aver guardato questo video fino in fondo. Se ti è piaciuto metti mi piace, se vuoi iscriviti al canale e scrivimi nei commenti se hai delle domande specifiche su questo o altri argomenti. Alla prossima!